Zombie apocalypse. Ciao ragazzi, allora, un altro nuovo video di quello che avevo detto da prima, che devo fare nella clip di video che criccio. Sì, del video che era appunto. Allora, questo video dove butto tutta la mia roba e innanzitutto ve ne parlo un po'. Non sarà un video lungo, preparatevi, perché tanto il video lungo ne vedrete in altri video. Get ready with me, ovvero ne mi preparo con voi. Ma neanche, vabbè, comunque andiamo sotto che è meglio. Come primo prodotto, ve l'ho detto anche in un altro video, ammorbidente, allora, ammorbidente della Dexal, brezza marina, da 750 ml di prodotto. A questo qui non mi ci sono trovata male per niente, anzi, è mia nonna che lo usa più che io. Comunque, vabbè, profumo un po' stucchevole, ma non è male per niente, anzi. Secondo mio nonno non persiste per niente il profumo, ma per me sì invece, perché lo sento come, soprattutto sulle robe, quindi dovrebbe, anzi, almeno per me persiste, non a lungo, ci tengo a ribadire, non a lungo, ma quel poco persiste, almeno per quando, vabbè, grazie, lo so, appena esce la roba fuori dal, toglie la roba fuori dal, come si dice, dalla lavatrice, un po' si sente. Dopo un po' niente da fare, vabbè. Sarà il concentrato, non ne ho idea. Comunque, altro ammorbidente, tanto per cominciare, della Lenor, quello di Hilary Blasi, ma va, più o meno siamo lì, questo qua, vedete? Sì, è all'incontrario, però è lui, Lenor. Vabbè, ce ne sono diversi Lenor come questo, ma io ho voluto scegliere questo perché credevo fosse questo, ma poi ripensandoci bene è un altro che pubblicizza Hilary Blasi in un'altra clip, sempre pubblicità di TV, vabbè, niente. Allora, 25 lavaggi questo, a parte gli scherzi, questo qui. E niente, vediamo se questo è stucchevole, perché non mi ricordavo più. Non per niente, sa di lavasecco. Lavasecco perché avete per esempio quei lavasecco americani. Ecco, sa di quel profumo lì. Lavanderia secco, quello lì. Non so più dove mettere le roba, andiamo bene. Beh, la metto qua, va. Questo io non so queste cuffie perché le ho messe qui. Aspettate un secondo, ok, non voglio chiudere niente. Allora, altro Vidal, quanti ne abbiamo qua di Vidal? 3-4? Sì, 3-4 Vidal. Qua i Vidal, ragazzi, mi dovete sapere che vanno via come il pane, più o meno, siamo lì. Vidal White Musk, cos'è questo? Ah, muschio bianco, molto buono, sì, questo ci piace da morire. Nel senso che ci piacciono i Vidal, chissà per quale motivo, vabbè, forse perché ci fidiamo del Vidal, che ne so. Comunque, a parte gli scherzi, se mi riesci a aprire questo boccio di Vidal, bello, musco bianco, sa di talco profumato, bello, sì. Poi, un altro, e ale, vai, già, poi musco bianco, anche questo, la stessa cosa di quell'altro, poi... Andiamo veloce perché se no vi addormentate. Ginseng e guaranà. Bene. Questo, ragazzi, è il mio preferito. Mi piace. Rivitalizza e tonifica. E vabbò. Energy Sport. Bene, mi piace. Questo. Buono, fragranza ottimale. Poi, un altro. Questo cos'è? Argan, olio di argan. Biologico. Nutre e rigenera. Olio argan, sì. Top, mi è piaciuto anche questo, non era per niente stucchevole, cioè nel senso non mi dava mal di testa di niente. Camellia Ambra, anche questo è il mio preferito, top, Sensual Touch. Allora, non mi chiedete cosa ho appena detto perché non mi ricordo comunque. Buono anche questo, sa di fioritura, di fiori appena sbocciati. Non so se il termine è giusto, ma è quello che ci ho sentito io. Che ho sentito io, ciò non si dice. Comunque, un altro? No, questa è Orchidea Imperiale, avvolgente. Ok, Imperial Orchidea, sì. Vediamo un po'.
Questo non è male. Questo sa come quella Anna Blumarina. Avete presente il profumo di Anna Blumarina? Sì, proprio quello lì. Quello è il profumo che intanto mi metto quando esco di casa a andare a fare le passeggiate, così tanto per uscire un po' fuori all'aria aperta. Esatto, quello lì è un profumo molto buono. E questo sa proprio che profumo là. Non capisco perché, forse è una mia sensazione, ma è la realtà. Vabbè. Niente, qua sono messa dei prodotti. Allora, cos'altro c'è qui? Un colluttorio 4,99 euro, offerte, e vabbò. Tanto un verde SOS placca. Colluttorio cosmetico per il generale quotidiana. Ok, questo è andato via anche questo come il pane, top. Oh, sì, vabbè, ormai l'ho tirata fuori. Fior di magnolia. Dischetti struccanti, maxi ovali da 70 pezzi. Questi li ho presi all'Eurospin. Fotonici, top. Mi sono piaciuti il mondo. Ne ho altri in scorta, ovvero non in scorta. Ne sto utilizzando altri, ma vabbè, mi stanno piacendo. Questo lo devo ricomprare. Questo è un deodorante della Dove. Mi è strapiaciuto. Altri non tanto. Anzi, no, uno che sto usando, ma non ci siamo, mi fa puzzare, quindi non so perché lo devo cambiare, andare a saper profumo e comprare uno come questo. Se no, ne prendo uno al come si chiama? Uno alto talcolare sudore, come si chiama? Vabbè, al profumo di talco, non so come si chiama, però della Neutro Roberts o qualsiasi cosa, basta che so di profumo, perché questo qua mi è piaciuto un botto, ma non lo trovo più. Boh, vabbè. E questa quant'era? Da 30 ml di prodotto? Sì, esatto. Boh, non si trova più. Poi, cos'altro vi è? Dunque, qua ho finito. Fazzoletti multiuso 30, 30, no, aspettate, 100% pura cellulosa. Dove l'ho preso questo? Ah, sì, all'Eurospin. Sì, c'è il logo Eurospin, vedete? Sì, eccolo qua. Questi mi sono trovati bene. Mi sono trovata bene. L'ho preso appunto per i pennelli, pure i pennelli e anche perché no, per soffiarmici il naso. No, no, perché lo devo dire? Devo dire una bugia, la verità. Se, è vero, non sono al massimo per soffiarmi il naso, però vabbè. E niente. Ora, tra poco butto tutto a terra perché non sta più niente sul comodino. Comunque, niente. Biopoint spray on oil effetto naturale, sì. Solare, questo l'ho utilizzato quest'anno per andare al mare e sui capelli non era male per niente, anzi mi ha protetto, mi ha fatto da termoprotettori per i capelli, quindi top. Ultimi prodotti, ma non per importanza, Garnier Skin Active Fresh Uva Latte detergente idratante per pelli normali o miste con acqua d'uva. Ok, giusto. E questo da Pantera, 200 ml il prodotto, per un paio di 6 mesi, quindi top. Sì, questo mi ha struccata la grande e poi non mi ha dato fastidio agli occhi, quindi è un prodotto che mi sono innamorata, ma che ahimè purtroppo nei negozi no, non so se lo vendono ancora questo, l'ho visto da Despar, ma non so se è lo stesso packaging di questo, quindi non credo di comprarlo più. Pazienza, lo volevo ricomprare, ma non lo trovo. Vabbè, altro e ho finito, promesso. Allora, Garnier Skin Active Hydra Bomb, tessuto in maschera, mascherina. Vabbè, in spagnolo, che cavolo, leggo io in spagnolo. Maschera super idratante, rimpolpante all'acido ialuronico e melograno. Sì, ok, super idratante. Sì, giusto. Per pelli ci riesco oggi a parlare. Per pelli disidratate. Ok, maschera infusa. Equilibrante. Allora, posa di 15 minuti. Mi è piaciuta un botto. E anche questa non era male. Diciamo che non mi ha tolto quei granuli di riso che ho qua nella fronte. Ma però un po' mi ha fatto una pelle bella lucida. Lucida, bella liscia e morbida. Non ci sono proprio, però vabbè.
E niente, mi è piaciuta, la rifarei. Ne ho altre in scorta, ma al momento le rimando. Non le faccio tutti i giorni perché non mi voglio stressare troppo con le maschere, però ci do tanto di crema, ovvero do una quantità industriale di crema sul mio viso e bevo tanta acqua, che tra l'altro mi sto anche cercando di sforzare a bere molta acqua, così siamo a posto. Bene. Niente, ragazzi, questo era tutto. Per oggi, quanti minuti sono stata? Non male. Ok, non lo svelo neanche se non mi guardate il video, già lo so. Basta. Se questo video non l'ho detto all'inizio, ma lo ribadisco alla fine, anzi, lo dico alla fine. Mettete un like in supporto, un commento, iscrivetevi al canale e attivate la campanella qualora vi interessano i miei video aggiornamento. Ciao e buona giornata a tutte.